Buona stabilità, signor Presidente del Consiglio, buona stabilità, signori ministri, buona stabilità, signori sottosegretari, buona stabilità, cari parlamentari tutti. Inizio con questa formula perché lei ha speso buona parte del suo tempo a celebrare il culto della stabilità. Vede, come se questa fosse una condizione necessaria e anche sufficiente per produrre crescita, sviluppo, benessere e risolvere i problemi del Paese. Noi arriviamo da formule semplicistiche simili, da un periodo di culto della personalità, che non ha prodotto evidentemente questi risultati, a un periodo di culto dell'austerità, che non ha prodotto questi risultati. E adesso è il momento, è l'epoca del culto della stabilità che probabilmente di per sé stessa non produrrà questi risultati. Oggi lei ha una maggioranza solidissima, è vero, politicamente molto più solida di prima. Una maggioranza che si fonda anche su delle debolezze umane. E a questo proposito permettetemi un inciso, non è che sono buoni e responsabili quelli che migrano da destra verso sinistra e cattivi e censurabili quelli che migrano da sinistra verso destra. Questo vale per tutti e per quelli dall'altra parte. Una maggioranza solidissima, politica, e che quindi impone maggiori rischi e maggiori responsabilità. Una maggioranza politica, mi permetta, che nasce e trova ragione nella stabilità, ma la stabilità è parente prossima dell'immobilismo. E questo Paese ha bisogno di tutto tranne che di immobilismo, ha bisogno di una rivoluzione questo Paese, non soltanto di stabilità immobile. E una cosa è certa, quello che abbiamo vissuto oggi, ha ragione il collega Speranza, oggi c'è l'atto fondativo del centro-sinistra, direi di più, c'è l'atto fondativo della Nuova Democrazia Cristiana. E ai colleghi del PD che entusiasticamente hanno applaudito questa fase, dico, c'è una legge del contrappasso, prima o poi toccherà anche voi vivere il travaglio che ha vissuto oggi i colleghi del Partito della Libertà. Ma arriviamo ad oggi, dopo aver vissuto in mezzo una nuvola di incenso. Io vorrei spendere due parole perché un po', Presidente del Consiglio, me ne intendo di incenso, perché io, come lei, immagino, da piccoli abbiamo fatto i chierichetti. E il turibolo con l'incenso si usa sia nel rito ambrosiano, sia nel rito romano, in differenti modi e circostanze. E anche lei magari avrà caricato il turibolo con i cucchiaini di incenso. Ecco, in questi giorni, troppi cucchiaini di incenso, dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dai colleghi suoi, Rutte, Merkel, Roger, da Confindustria e dai sindacati, dai vescovi, all'Associazione Nazionale Magistrati, no, questa no, non gli hanno augurato stabilità, questo è stato un fraintendimento, mi scusi. E quello che avveniva, mi ricordo, quando si esagerava a mettere tutto questo incenso, poi si rischiava che invece del profumo d'incenso si creava un'aria irrespirabile, un odore acre, che forse faceva lacrimare qualcuno e qualcuno pure era costretto a uscire di chiesa. È un po' quello che abbiamo visto oggi. Oggi, e mi sono anche chiesto, usavamo l'incenso sia per le grandi celebrazioni sia per quanto riguarda i funerali. L'incenso si usa in tutte queste due situazioni. Qual è la situazione di oggi? Oggi credo che questo incenso sia stato dispensato soprattutto per celebrare due funerali politici, di due differenti persone. Perché lei, signor Presidente Letta, abilissimo, come nel film western all'italiana di cui oggi si celebra in qualche modo la scomparsa di un grande attore di questi film, abilissimo nell'arena, con un solo colpo, con una pallottola ben spesa, nel momento giusto e nel posto giusto, ne ha fatti fuori due. Berlusconi e Matteo Renzi, di cui nessuno oggi ha ovviamente parlato. Una sulla pallottola ne ha fatti fuori due. Complimenti. Complimenti perché effettivamente è stato un bel colpo. Ma vede, adesso quando tutto
questo incenso si sarà diradato, quando tutto questo sarà passato, quando magari lei rientrerà nel saloon con la pistola fumante, mi permetta, la posso invitare al banco del saloon davanti un gin, magari con l'accisa aumentata in questi giorni che, da parte del suo governo, vorrei dirle alcune cose, anche da amico se vuole. E vorrei raccontare di un paese incivile dove si riesce a concepire un acconto sulle imposte del 103% dell'imposta. Un paese incivile dove si approvano i bilanci di previsione degli enti locali nel mese di novembre. Un paese incivile in cui si privatizzano le società pubbliche vendendole allo Stato. Un paese incivile in cui un comune sull'orlo della bancarotta si propone di organizzare le Olimpiadi nel 2024. Un paese incivile dove, come giustamente diceva il collega Guidesi, si dà un credito d'imposta di 700 euro, molto superiore a quello riservato ai normali cittadini e ai normali giovani, per i detenuti che escono anticipatamente con il decreto legge svuota carceri approvato da questo Parlamento su iniziativa del suo governo. Ora, lei mi potrà dire che tutto questo è necessario perché sennò arrivano quei cattivoni della Troica, quegli ometti vestiti di nero con la valigetta e ci costringono a fare tutte le cose che vogliono loro. Come se oggi, francamente, oggi non fossimo costretti a fare le stesse cose senza che siano presenti fisicamente. Ma forse ha ragione lei, forse non ha ragione lei. Io le dico soltanto che da noi al nord gli imprenditori, i piccoli imprenditori, gli artigiani non hanno paura degli ometti della Troica con la valigetta in mano. Hanno paura che una mattina suoni il campanello della ditta un agente della riscossione di Equitalia e gli sequestri, gli pignori i beni con cui lavorano da una vita. Non hanno paura degli ometti vestiti di nero con la valigetta della Troica i lavoratori, che hanno paura che alle 6 del mattino li chiama il collega che si è presentato in azienda e gli dice: guarda che domani o settimana prossima ci annunciano che l'azienda chiude e si trasferisce all'estero perché magari distante 20 km da lì l'energia costa esattamente la metà che in questo paese. Ecco, vede, in amicizia e al banco del saloon gli ho detto queste cose. Adesso, prima di uscire, di tornare nell'area, adesso che l'incenso si è un po' dissipato, anche la polvere un po' calata, perché in questi film qua c'era sempre... E posso dire anche una cosa, perché il film che ho visto si è leggermente modificato, avevo capito male. Quei due là non è che li ha fatti fuori. Secondo me sono feriti gravemente, distesi in mezzo alla polvere, la guardano incarogniti. E per questo motivo, che diversamente da quello che le ho detto in una circostanza analoga qualche mese fa, in occasione del dibattito sulla fiducia, io non le dico non guardi a destra, non guardi a sinistra, ma guardi avanti. Questa volta le dico si guardi alle spalle, si guardi dietro. Buona stabilità, Presidente del Consiglio.